In questo secondo video cercheremo di capire un po' meglio come si creano i deepfake. With Joker, obviously you're playing. Because he doesn't really understand. With Joker, obviously you're playing. Se volete approfondire l'argomento da un punto di vista un pochino più teorico, quindi cercare di capire anche come nascono i deepfake, ho scritto un articolo nel mio blog che trovate linkato nella descrizione del video. Quello che vedremo in questo video è una cosa molto più pratica, in realtà è un piccolo esperimento che ho provato a fare partendo da questo video qui. Non ho scelto a caso questo video perché si tratta di un'intervista in cui fondamentalmente c'è solo un soggetto che peraltro si muove abbastanza poco. Quello che io ho provato a fare è anzitutto creare un secondo video in cui imitavo i suoi atteggiamenti e le sue espressioni facciali. È un'operazione che ha un costo, dovete spendere almeno $10 per realizzarne uno e soprattutto i video non è possibile scaricarli. Questo per una motivazione legata alle condizioni d'uso di questi software che in alcuni stati mondiali, a quanto pare, a quanto dicono nel sito stesso, non è consentito creare deepfake sostanzialmente. Uno dei trucchi per riconoscere i deepfake comunque è legato proprio agli occhi. Gli occhi sono la parte critica, quindi guardare agli occhi in genere è un buon criterio per capire se è un video autentico oppure no. Looking at the guys, wondering, is that how you talk to Ci sono vari aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Io qui ho dovuto sottoporre un secondo video della lunghezza pari a quella del video originale, in cui praticamente ho cercato di far coincidere al massimo il soggetto originale con il video che avevo fatto io. Il risultato finale è quello che potete vedere. Per certi versi è veramente impressionante quello che può fare questa tecnologia. Fa anche paura, perché chiaramente si presta a manipolazioni di ogni genere un uso di un software di questo tipo. Ne parleremo meglio in un successivo video che pubblicherò nei prossimi giorni, che riguardano appunto l'etica e l'informatica.